Ed eccoci appunto al consueto appuntamento con Urban File. Urban File che, come dicevo appunto, è un occhio sul futuro della nostra città. Sono ormai quasi conclusi i lavori di riqualificazione in piazza Tito Lucrezio Caro, nel quartiere Gentilino tra Porta Ticinese e Porta Ludovica. L'area dove in passato sorgeva un cimitero ha conosciuto numerose trasformazioni nel tempo. In particolare, fino alla prima metà dello scorso anno si presentava come uno spazio di verde nel tipico grigio cittadino, essendo la piazza letteralmente circondata da bassi ma imponenti edifici, come ad esempio il deposito dei tram di ATM e l'istituto tecnico industriale Feltrinelli. Sul lato orientale della piazza sorge invece il complesso della chiesetta di San Rocco e il relativo oratorio. Ed è stata proprio la presenza di giovani e giovanissimi a spingere il comune, nel settembre del 2021, a iniziare i lavori di riqualificazione portate avanti da Sevillis Investment Management e Heinz, grazie al progetto elaborato dallo studio Principio Attivo Architecture Group. Questi interventi si sono rivelati necessari anche perché fino a pochi mesi fa, in caso di pioggia abbondante, si andava sempre a creare al centro della piazza un piccolo laghetto a causa del dislivello del terreno, fatto che rendeva quindi la zona impraticabile. Oggi il progetto per piazza Tito Lucrezio Caro si presenta pressoché ultimato, con una nuova pavimentazione in granito, panchine, un nuovo impianto di illuminazione e ben tre percorsi pedonabili che connettono i vertici opposti della piazza attraversando il verde giardino, insomma un piccolo angolo di ombreggiato paradiso perfetto per queste giornate calde e semmai doveste trovarvi appunto nella zona. Grazie alla redazione di Urban File.